Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura alle scuole, nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico, c'è stata la visita a Teramo del ministro della pubblica istruzione Valeria Fedeli, che ha inaugurato il nuovo osservatorio astronomico d'Abruzzo. È stata anche l'occasione ovviamente per fare il punto della situazione sull'avvio dell'anno scolastico e sulla sicurezza nelle scuole. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Nel primo giorno di scuola, in un Abruzzo che trema ancora, arriva a Teramo la ministra della pubblica istruzione Valeria Fedeli. L'occasione è stata l'inaugurazione dell'osservatorio astronomico teramano, che è diventato struttura scientifica regionale. Ad accoglierla tanti piccoli alunni che lei ha salutato con affetto e simpatia. Il primo argomento affrontato dalla ministra è stato però quello delle scuole sicure, una priorità per il governo che sta realizzando un'apposita anagrafe dell'edilizia scolastica. In Abruzzo, per esempio, il 70% degli edifici scolastici non è antisismico. Sul terreno della vulnerabilità noi continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto anche sin dall'inizio dal 24, insomma, e poi con tutte le cose che sono avvenute, andando avanti anche adesso, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di andare avanti, non solo a monitorare e a verificare, ma poi anche a intervenire in accordo ovviamente con le diverse competenze del commissario straordinario, della protezione civile, dei sindaci, perché l'obiettivo è che ciascuno per le sue funzioni, però insieme dobbiamo risolvere questi problemi, perché anche lo straordinario investimento che da 3 anni a questa parte si è fatto, lo dicevo anche prima davanti a tutti, no? Di investire sulla sicurezza nelle scuole è un tema che riguarda, mi posso permettere, certo il paese, ma prioritariamente le situazioni che hanno vissuto e che vivono situazioni molto più a rischio. Anche il fatto di aver fatto l'osservatorio nazionale, che determina le priorità in raccordo anche con regioni ed enti locali, è un punto importante, perché è un'assunzione collettiva di responsabilità anche nelle scelte, per dire oggi è più importante, diciamo, con le risorse date subito qui, oppure facciamo il modulo provvisorio perché dobbiamo aspettare qui la possibilità dei soldi che, per fare la scuola nuova entro gennaio, entro febbraio, come c'è in alcune realtà anche qui in Abruzzo previste dal commissario straordinario Errani, e adesso comunque ci sarà il seguito con la sottosegretaria De Micheli, però ecco, è un punto serio, noi non possiamo abbandonare, questa è una priorità del Paese oggettivamente. La ministra Fedeli si è dichiarata orgogliosa di presenziare alla nascita dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, che fa di questa terra un paese di scienziati e di divulgatori di nuovi saperi. Questo osservatorio rischiava di chiudere, cosa è successo? È successo che abbiamo preso atto della realtà. Qui dentro l'INAF ci stanno due istituzioni di eccellenza, questa di Teramo e quella a Campo Imperatore. Ora, l'eccellenza scientifica, deve essere chiaro, non è una cosa che si raggiunge una volta per tutte, ma è un traguardo che va perseguito continuamente, e questa immissione di risorse che viene richiesta, anche economiche, ma soprattutto di idee, è necessaria per avere una struttura grande in cui questi obiettivi si raggiungono molto meglio. Mi fa piacere che dall'Abruzzo si possa osservare sia l'infinitamente piccolo che l'infinitamente grande. Questo a dimostrazione che non è vero che una terra che ha sofferto molto nei secoli passati poi non possa raggiungere grandi risultati. A chi tra i bambini ha domandato poi a cosa servisse l'astronomia e l'astrofisica, gli esperti hanno risposto che oggi in Italia si cerca di captare segnali radar da altri pianeti, di altri sistemi solari, per scoprire nuove civiltà. Una prospettiva che affascinerebbe chiunque. A Montereale è stata inaugurata una nuova scuola antisismica. Montereale è un comune duramente colpito dai terremoti. La scuola è stata intitolata alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Per questo era presente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. Il servizio di Daniela Rosone. 160 bambini nella nuova scuola di Montereale, antisismica e sicura, che sarà anche un riferimento di protezione civile in caso di emergenza. Un giorno di festa per il comune duramente colpito dal terremoto, sia da quello aquilano del 2009 che dal più recente di Amatrice. Una scuola intitolata alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Importante che parta da qui un messaggio di legalità, dice il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È molto importante inaugurare una scuola nuova, importante quanto è antisismica
è tecnologicamente attrezzata, avanzata e ulteriormente importante. Quando si sceglie, come si è scelto qui a Montereale, e di questo do atto esprimendo un grande apprezzamento per il sindaco e le altre autorità che l'hanno voluto, quando si sceglie di intitolarlo a Falcone Borsellino in nome della legalità, è ulteriormente importante. Questa necessità di coniugare speranza per il futuro, fiducia nella capacità di ripresa, ricostruzione con la legalità è una necessità ineludibile. Una giornata importante per Montereale, un giorno di festa che però non distoglie la testa dai numerosi problemi che il comune ancora ha. Per il sindaco il processo di ricostruzione è ancora lungo e le difficoltà ci sono e come. Noi già subivamo quello che erano gli strascichi del sisma 2009. Il sisma 2016 e 2017 purtroppo ha aggravato di tanto questa situazione. Soprattutto chi ne risente sono i commercianti, gli artigiani, coloro che vivevano soprattutto di questo turismo di ritorno che noi avevamo da Roma, ma come tutto questo territorio, da Amatrice, Capitignano, Campodosto, qui si viveva solo con le persone che tornavano da Roma. Oggi con il terremoto questa situazione si è aggravata e loro fanno fatica ad andare avanti, fanno fatica ad andare veramente avanti. E adesso andiamo a fare il punto dell'inizio dell'anno scolastico all'Aquila nel prossimo servizio. Un anno scolastico partito, ma tante difficoltà e tanti nodi sono ancora da dirimere. La situazione del liceo Cotugno continua a tenere banco e nonostante si sia trovata una soluzione tampone, i malumori non mancano. Noi abbiamo fatto una ricognizione puntuale, anche in assenza di un repertorio di quelle che erano le possibilità e le strutture a disposizione. Abbiamo fatto questa azione di ricognizione recuperando quegli spazi che assicuravano una fruibilità immediata. Noi siamo appena 15 giorni di esercizio, quindi di insediamento. Fatta questa ricognizione abbiamo chiesto la cortesia ai dirigenti di assumere una condotta responsabile che c'è stata e questo gliene diamo atto e gliene saremo per sempre grati. E collocata la popolazione studentesca che è dovuta chiaramente migrare dal Cotugno in quegli ambienti che sapete che ne è stata data poi ampio risalto. Si lavora comunque alla possibilità di usare l'ex Optimes, dice il presidente della provincia Caruso, ma era importante partire con l'anno scolastico. Per la soluzione che noi ci auguriamo e stiamo lavorando, che è contestuale, così come abbiamo detto già dal primo giorno, verso la soluzione dell'Optimes, che sarà una soluzione che consentirà l'insediamento integrale del Cotugno e forse anche di qualche altro istituto. Dopo la scossa di ieri sera nella Marsica, anche lì c'è una ricognizione già iniziata nelle scuole esistenti, considerando che oggi tanti sindaci delle comunità marsicane hanno tenuto chiuse le scuole. Sì, già da ieri sera ho chiamato tempestivamente, appena ci arriva il classico messaggino dall'applicazione che abbiamo tutti, ho chiamato i sindaci del territorio e gli ho chiaramente chiesto lo stato delle cose, ma che chiaramente era di tipo psicologico, come è naturale che fosse. Ho suggerito pure anche un breve rinvio che forse era pure naturale che ci fosse, soprattutto non solo per consentire una verifica puntuale sugli edifici, ma anche un minimo di rasserenamento delle condizioni psicologiche delle famiglie e dei ragazzi. Cambiamo argomento, ora ci occupiamo di sanità e torniamo a parlare dell'ospedale di Chieti e del project financing per la sua ristrutturazione. RUP ha bocciato il progetto Maltauro, questo sostiene il presidente della commissione di vigilanza della Regione Abruzzo e consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che torna ad attaccare la regione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Febbo, è arrivato lo stop del RUP al progetto Maltauro, dunque ancora novità. Lei aveva parlato di questo più volte, a questo punto qual è il suo pensiero? Ma io credo che insomma, dopo questo ulteriore stop, che è la regione stessa che si è data a se stessa, una relazione fatta dall'ingegnere Primavera, il RUP della regione di 9 pagine di criticità, credo che bisogna fermarsi. L'ospedale Chieti ha necessità sicuramente di interventi, ma interventi solamente sulla parte interessata dal cemento impoverito, con uno sforzo economico completamente diverso rispetto a questo che si vuole prospettare, quindi dove c'è la forza economica anche di dare risposte. Dobbiamo cominciare a ragionare su questo. Abbiamo perso oramai più di
tre anni per correre dietro a questo capriccio d'Alfonziano, e corriamo il rischio di non vedere assegnata la città di Chieti, all'ospedale di Chieti, il DEA di secondo livello, come il Ministero ci sta dicendo. Io credo che i due nosocomi, quello di Chieti e quello di Pescara, insieme si completano, insieme hanno quei servizi da dare ai cittadini che possono far funzionare veramente ad altissimo livello i due ospedali, e invece qui si sta cercando di eliminare, di sottrarre risorse sull'ospedale di Chieti per poi puntare tutto su Pescara e magari scippare anche la facoltà di medicina. Da un lato c'è questa richiesta forte che proviene da Pescara, che insomma, dove si sa che comunque loro non hanno tutti i requisiti, dall'altro si sta indebolendo la città di Chieti e il nosocomio di Chieti. È questo che sto cercando di impedire, che sto tre anni sto cercando di far capire. Spero che adesso ci sia la volta buona e arriviamo veramente a superare oramai un campanile che non è più, insomma, degno del terzo millennio, perché i due ospedali hanno tutti i requisiti, uno alla volta non ce li ha. Andiamo ancora avanti, cambiamo argomento, adesso i trasporti. Dopo la proclamazione dello sciopero regionale dei trasporti di 4 ore previsto per il 15 di settembre da parte della CGIL, questa mattina è arrivata la risposta di Regione Abruzzo per bocca del consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro, che ha anche attaccato la CGIL facendo e proponendo una scommessa. Sentiamo quale nel servizio che adesso mandiamo in onda. Camillo D'Alessandro difende la scelta di Regione Abruzzo di affidare in house i servizi di trasporto pubblico locale a TUA, separandoli da quelli di natura commerciale. Non ci saranno esuberi né licenziamenti, garantisce il consigliere regionale delegato ai trasporti, ribadendo che nessun comune sarà penalizzato. D'Alessandro è tornato anche sulle critiche arrivate al progetto da parte della CGIL, che ha anche proclamato uno sciopero del settore per il 15 settembre. Non può essere che i soldi del trasporto pubblico locale servino a finanziare corse commerciali. Se il pubblico vuole fare il commerciale deve essere competitivo al pari dei privati, altrimenti le perdite che noi registriamo sulle corse commerciali non possono essere finanziate dai fondi del trasporto pubblico locale. Noi non solo procederemo a garantire tutto l'attuale personale in organico a TUA, ma assumeremo anche altri giovani, chiaramente a parametri più bassi nella commerciale. Facciamo una scommessa pubblica: se verrà licenziata anche una sola persona, io mi dimetto. Se invece neanche una sola persona verrà licenziata, chi l'ha detto dovrebbe fare un passo indietro nella funzione di rappresentanza che hanno. D'Alessandro ha ripercorso il cronoprogramma che entro il prossimo 30 settembre porterà l'affidamento dei servizi a TUA, che è stato preceduto dall'approvazione della legge regionale che ha istituito l'ente di governo e dalla sottoscrizione delle intese con tutti i comuni in cui TUA già gestiva il servizio. Annotazioni anche sulla situazione di sistema, l'altra partecipata da TUA e da alcuni operatori privati, che si occupa dei servizi collaterali come la bigliettazione. La Regione sta lavorando a una soluzione sul futuro dell'azienda e sul mantenimento dei 46 posti di lavoro. In settimana ci sarà una riunione per individuare l'iter che ottemperi alle nuove prescrizioni statali. Sull'AMA, la società di trasporto pubblico del Comune dell'Aquila, infine D'Alessandro ha confermato la disponibilità della Regione a procedere all'acquisizione della società da parte di TUA entro il prossimo 30 giugno. Adesso la pagina degli incendi, 210 roghi solo per parlare di quelli più grandi tra gennaio ed agosto. Questo è il bilancio stilato dal WWF Abruzzo, che invita a non abbassare la guardia dopo quanto accaduto nella nostra regione, con un territorio devastato dalle fiamme, roghi cresciuti del 46% rispetto allo scorso anno. Sentiamo. 210 incendi da gennaio ad agosto in Abruzzo, con un aumento del 46% rispetto allo scorso anno. Perché, molti si chiedono, è accaduto tutto questo? I cambiamenti climatici hanno solo una piccola responsabilità di questo aumento vertiginoso e attacco del territorio abruzzese. Dietro c'è la mano umana che è intervenuta
con scopi a noi oscuri e che sarà la magistratura competente territorialmente a verificare le motivazioni di questo attacco all'Abruzzo. Però questi numeri sono inquietanti. Molto inquietanti, ci sono gli studi e certificati sia dall'European Forest e sia dai Vigili del Fuoco. Naturalmente dietro questo c'è un danno ambientale enorme, cioè una perdita incalcolabile di biodiversità, un danno agli animali e soprattutto alla salute umana per le ricadute sugli inquinanti d'aria, sulle acque. Infatti chiediamo all'ARTA di verificare la qualità dell'aria come ha fatto, ma anche delle acque con questi eventi che stanno avvenendo. Evidentemente bisogna fare di più proporzionalmente a come si stanno e con che frequenza si stanno verificando queste emergenze. L'ultima scossa di terremoto è di ieri sera a Sculcro Marsicana, lambiva il quarto grado. I cambiamenti climatici in atto ormai per noi non sono più una novità, li stiamo seguendo, ci stiamo predisponendo al meglio, redigendo il nostro piano. Siamo la prima regione d'Italia, certamente bisognerà fare ancora molto e non è una cosa di mesi, per cambiare radicalmente le modalità di approccio al nostro territorio, almeno cambiarle in maniera radicale a quanto si faceva nel XX secolo. Il territorio evidentemente non ce la fa più a sostenere un impatto antropico di quel tipo. E l'ultimo in ordine di tempo, l'ultimo incendio assieme a quello di Atessa e quello della riserva d'Annunziana di Pescara. Si sta indagando per capire quali sono state le cause dell'incendio. Il comune intanto fa la conta dei danni, fortunatamente limitati anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sentiamo. Sono passate poche ore dall'incendio della riserva d'Annunziana di Pescara. Blasioli, qual è ad oggi la situazione? La situazione, diciamo, è di una riserva bonificata, si chiama così in gergo tecnico il sito dove viene domato definitivamente un incendio. Questo lo dobbiamo naturalmente ai vigili del fuoco di Pescara, che sono gli stessi che stanno operando in tutta la provincia per gli incendi tristemente noti alle cronache, che sono stati veramente molto molto bravi, e assieme a loro alla collaborazione della nostra Polizia Municipale e anche della Protezione Civile, che ha salvaguardato tutto il perimetro del comparto 2, che è il comparto 4, che è quello della riserva che è andata a fuoco. Naturalmente ora c'è la pioggia che ci aiuta, diciamo, a tenere salva e indenne la nostra riserva, ma nei prossimi giorni, a titolo meramente precauzionale, continueremo a vigilare su tutti i confini della riserva. Lo faremo con la nostra Polizia Municipale, perché in attesa di accertare le cause che hanno determinato questo incendio vogliamo ottenere comunque indenne un patrimonio importante, storico e ambientale della nostra città. Mai come questa volta la tempestività dei soccorsi è stata decisiva per evitare un danno maggiore. Lei tra l'altro aveva seguito durante la sera di sabato anche le operazioni di spegnimento del rogo. Sì, devo dire che veramente sono stati celeri, tempestivi e soprattutto molto molto attivi nello spegnimento dell'incendio. Noi abbiamo seguito, come un'amministrazione deve fare dall'esterno della riserva, le operazioni, senza intralciare neanche i vigili del fuoco, che sono molto più esperti di noi. Certo, mi piace sottolineare come appena vedevamo un piccolo rogo che riprendeva anima nella riserva, lo segnalavamo ai vigili del fuoco, il quale già naturalmente erano a conoscenza di quello che noi pensavamo fosse un grandissimo incendio. Questo perché loro hanno esperienza in queste operazioni, noi invece abbiamo a cuore la nostra riserva. Da qui, insomma, una collaborazione che c'è stata, ma il merito va essenzialmente proprio a loro, ai vigili del fuoco, che sono intervenuti molto molto tempestivamente. E come ogni lunedì apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dunque dal Pescara. Dopo due giorni di riposo, ripresa degli allenamenti per il Delfino con la seduta odierna pomeridiana. In casa biancazzurra tiene ancora banco il pareggio subito in rimonta dal Frosinone, dopo essere stati avanti per 3-0 alla fine del primo tempo con il centravanti Pettinari, autore della tripletta, la seconda in tre partite di campionato. Abbiamo parlato del momento positivo suo e anche della lacunosa fase difensiva del Delfino. Ascoltiamolo. Ha un sapore completamente diverso. Tre gol in un tempo
ero contentissimo a fine primo tempo, sapevo che non dovevamo abbassare la guardia, purtroppo abbiamo commesso qualche leggerezza e con una squadra forte ed esperta come il Frosinone può succedere questo. Si può dire che Pescara in questo momento si giova di un Santo Stefano, siamo lontani dal 26 di dicembre, però 6 gol in 3 partite sono tanta roba. Sì, sicuramente è una soddisfazione personale, ma conta relativamente perché siamo 3-0 al primo tempo e se vogliamo raggiungere i traguardi che secondo me possiamo raggiungere, ovviamente migliorando tante cose, è una partita che dobbiamo vincere, è come una sconfitta quasi. Si parla di fase difensiva, di centrocampo che probabilmente non riesce a fare molto filtro, come si può migliorare in chiave futura questo che è un problema dopo 270 minuti di campionato con 8 gol subiti? Sì, ne abbiamo subiti tanti, ne abbiamo fatti tanti anche, e non, hai detto bene, fase difensiva, perché i primi che dobbiamo fare bene le uscite sui loro difensori siamo noi attaccanti, quindi dobbiamo coordinarci meglio tra di noi, sicuramente adesso parleremo in settimana e troveremo le soluzioni piano piano, siamo una squadra comunque giovane, molti nuovi e dobbiamo ancora conoscerci bene. Scendiamo di categoria adesso, andiamo in Serie C, un ottimo Teramo nella trasferta di Vicenza esce sconfitto a causa di un rigore a dir poco discutibile a 7 minuti dalla fine della partita, però Asta, nonostante lo stop che era in qualche modo anche pronosticato alla vigilia della partita, porta a casa anche molte buone notizie. Ascoltiamo il servizio di Jacopo Forcella. Meritare uscire sconfitti è purtroppo una cosa che nel calcio può capitare, ma se la sconfitta è frutto essenzialmente di una decisione terza e che con il valore delle squadre in campo c'entra poco, allora il rammarico cresce a dismisura, perché quello del Menti di Vicenza è stato un buon Teramo, un ottimo Teramo a tratti, che contro la favorita del girone non solo non sfigura, tutt'altro. E serve tutta la generosità di Daniele De Santis di Lecce per scardinare la difesa del Diavolo, che non solo tiene botta, ma in più di una circostanza avrebbe meritato migliore fortuna nelle conclusioni. Calore si è confermato un portiere super, pronto per la categoria e in grado di sfoderare degli interventi anche al di là del miracoloso. Quello che proprio nel clan teramano non è andato giù sono i due pesi e le due misure nelle decisioni arbitrali, perché l'intervento con cui Beruato stoppa Foggia al minuto 18 sembra decisamente più clamoroso di quello, magari ingenuo ma certamente più blando, con il quale Sales al minuto 84 ha cercato di contrastare Crescenzi. Quello che Asta però si porta a casa dalla trasferta, la seconda in 3 settimane e col turno di sosta al centro, è che il Diavolo sembra rispondere bene agli stimoli anche su un palcoscenico importante contro una squadra che ha titolari super e alternative praticamente allo stesso livello. Foggia si dà da fare per aiutare la manovra, magari l'occasione del minuto 48 poteva essere sfruttata meglio, ma l'ex attaccante del Melfi fa giocare bene la formazione. Ventolo e Bacio Terracino sulla corsia di destra hanno messo in seria difficoltà l'11 di Colombo, De Grazia già personalità da leader nonostante la giovane età, e Ilari sembra un giocatore trasformato nel centrocampo che più gli è congeniale, quello a 3 che lo vede giostrare da mezzala con licenza di offendere. Per questo la sconfitta, per quanto faccia rimanere il Diavolo ancora a quota 1 punto, restituisce tra le due una squadra che ha un criterio di gioco e un'anima, mentre l'altra continua a rimanere sì la favorita d'obbligo, ma comunque un insieme di giocatori molto forti e a cui serve un rigore discutibile per avere la meglio sull'avversario. Per Asta invece domenica c'è il Ravenna, primo impegno interno della stagione, ma stavolta sarà diverso, sarà il Teramo a dover fare la partita e la conduzione dei 90 minuti del Bonolis dirà a che punto di maturazione è questa formazione. E adesso andiamo in Serie D, iniziamo dal derbissimo di giornata, quello dell'Aragona di Vasto fra Vastese ed Avezzano, grazie ad una rete in apertura di Fiore i locali si sono aggiudicati il derby contro un Avezzano apparso troppo rinunciatario e con diversi assenti. Andiamo a vedere com'è andata la partita nel servizio. Va alla Vastese di misura il sentitissimo derby con l'Avezzano giocato all'Aragona in un clima caldo nonostante la pioggia caduta nella ripresa. Ai ragazzi di Gianluca Colavitto basta una rete in apertura di Nicola Fiore per portare a casa i 3 punti e regalare ai marsicani il primo dispiacere della stagione. Male nel complesso la squadra di Giampaolo, generosa ma spesso inconcludente al cospetto di una Vastese più organizzata.
padroni di casa in campo con il 4-3-3, marsicani disposti con un 4-3-1-2. Nell'Avezzano esordio dall'inizio dell'ultimo arrivato Verruschi. Al sesto Vastese subito in vantaggio con il pallone recuperato da Leonetti sulla metà campo avezzanese e con il tiro a botta sicura respinto da Fanti prima della conclusione a rete di Fiore che non lascia scampo al portiere della formazione ospite. Al nono colpo di testa di Bianciardi sugli sviluppi di un angolo con la palla di poco sopra la traversa. Match subito ricco di emozioni visto che al decimo è De Feo a chiamare alla parata Fanti. La squadra marsicana non appare tranquillissima e al quindicesimo c'è una indecisione fra Verruschi e Fanti con Leonetti che però non ne approfitta facendosi respingere la conclusione. Pian piano la formazione ospite si scuote. Al venticinquesimo c'è questa volta un errore della difesa adriatica che si lascia infilare al centro con Bagaglini costretto a falciare prima dell'ingresso in area di rigore Guerra rimediando il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Della punizione si incarica Cerone che dai 18 metri mette di un soffio al lato. In 10 la squadra di Colavitto deve ricalibrare il modulo che diventa un 4-4-1. L'Avezzano sposta in avanti il proprio baricentro anche se Camerlengo è impegnato solo al 32esimo. Il match è combattuto e molto sentito anche sugli spalti da dove piovono fischi copiosi per l'ex Menna ogni qualvolta il difensore biancoverde tocca il pallone. Emozioni anche sul finire ed in particolare al 46esimo quando Verruschi va a sgambettare Leonetti lanciato a rete rimediando anche lui il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ristabilita la parità numerica, la punizione della Vastese non sortisce gli effetti sperati e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la formazione del presidente Bolami. Subito proteste in avvio di ripresa al secondo quando cade a terra Fiore in area avezzanese dopo un contatto con un avversario sotto gli occhi di Arena di Torre del Greco che lascia però proseguire. Al decimo Vastese vicina al raddoppio con Stivaletta che chiama alla respinta difficoltosa Fanti che viene poi sostituito al 14esimo da Lombardi con Giampaolo che getta nella mischia anche Dos Santos per D'Ambrosio. Sull'Aragona si abbatte un violento acquazzone che complica i piani marsicani costretti ad attaccare su un campo allentato. Gli ospiti spingono ma con poco costrutto visto che Camerlengo non deve effettuare alcun intervento degno di nota e anzi Amelio alla mezz'ora con un tiro ad effetto far correre un brivido a Lombardi con la palla che finisce di un soffio fuori. Il finale di gara vede al 43esimo però il gol mancato da Pellecchia con Camerlengo reattivo e poi la conclusione di Deramo parata a terra dall'estremo di casa. I biancoverdi ci provano con ostinazione fino alla fine ma al 94esimo Camerlengo dice no a Dos Santos con la festa dei padroni di casa ed il rammarico di un avezzano punito soprattutto dai propri errori. Un Pineto spuntato cade in casa con il San Marino in un match equilibrato ma che ha evidenziato gli attuali limiti offensivi dei ragazzi di Amavolo. Il servizio di Roberta Di Sante. Due partite, zero punti è il dato di fatto che non ti aspetti per un Pineto che gioca, lotta, ma non riesce a pungere contro un San Marino caparbio e ben organizzato che va in vantaggio in avvio e lo conserva fino al triplice fischio finale. Alla prima apparizione casalinga la squadra di Amaolo in un'inedita divisa rosa si presenta senza Ciarcelluti e Battista out per infortunio. Nel 4-3-2-1 esordio in difesa per Pepe con Orlando che si sposta sulla destra mentre in avanti la punta avanzata è il giovane Tinè, supportato alle spalle dal trio Pezzotti, Bisegna, Napolano. Orecchia schiera un 4-3-3 confermando per 9 undicesimi la squadra che domenica scorsa ha pareggiato contro la Vastese con l'unica differenza di Cevoli per Candolfi e il tridente in avanti composto da Nappello, Zuppardo e Bugaro. Un cinico San Marino entra in campo col piglio giusto e all'undicesimo approfitta della primavera occasione utile per passare in vantaggio. Bugaro dalla destra mette in mezzo un buon pallone con la sfera che causa pioggia, resta pericolosamente in area dando tempo all'accorrente Nappello di insaccare la rete del vantaggio titano. Tra le fila pinetesi il più propositivo sulla fascia è Pezzotti che prova a piazzare qualche buon traversone ma il San Marino chiude bene gli spazi, la squadra è corta e ben organizzata per cui i locali sono costretti ad affidarsi alle conclusioni dalla distanza come quella di Mariani al 24esimo che sorvola
sala La Traversa. L'occasione più ghiotta però arriva al 36esimo e porta la firma di Napolano, che raccoglie al volo un traversone di Mariani e scheggia il 7. Quando si distende, il Pineto ha i numeri per far male, ma manca negli ultimi 16 metri. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Bisegna, ma la conclusione dalla distanza è preda di Foll. Nella ripresa il Pineto prova a recuperare le sorti del match. All'ottavo Bisegna fa suo un buon pallone sulla tre quarti e lancia Napolano, ma la conclusione dalla sinistra termina a lato. Quindi Amaolo decide di richiamare a sé proprio Napolano e prova a dare maggior peso in avanti inserendo Gragnoli e spostando Tinè sull'esterno. Ma la risposta del San Marino è pronta. La squadra del Titano non si fa sorprendere e al 24esimo è Bugaro in diagonale a costringere Giachetta alla deviazione in corner. Al 25esimo Nappello raddoppia, ma in posizione di fuorigioco. Brividi al 28esimo, quando sugli sviluppi di un corner Pepe salva sulla linea. Soffre il Pineto, che rischia di incassare il raddoppio in contropiede con 5, che appena entrato a rilevare Zuppardo tutto solo spedisce fuori. Piove sul bagnato per i locali, che al 36esimo restano anche in 10. Rosso diretto per Della Quercia, che colpisce sul piede d'appoggio Pestrin e viene espulso. Nonostante l'uomo in meno però prova a recuperare la rete di svantaggio la squadra di casa. Al 44esimo cross di Pezzotti, testa di Pomante, alta oltre la traversa, ma rischia di incassare anche il colpo del definitivo KO. Al 48esimo sulla ripartenza del San Marino con Bugaro, che in diagonale impegna Giachetta, ma che non è giornata per il Pineto, lo si capisce al 50esimo quando in pieno recupero il neo entrato di Rocco tutto solo calcia incredibilmente su Foll. Si concretizza così la seconda sconfitta consecutiva per un Pineto atteso domenica prossima da un'altra gara molto delicata in casa contro la Vastese. Ed è tutto anche per l'edizione della sera del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23. Grazie per averci seguito, vi ricordo che questa sera andrà in onda come ogni lunedì replay alle ore 21, la trasmissione condotta da Enrico Rocchi con l'ausilio di Andrea Costantini per approfondire tutti i temi che riguardano il Pescara. È davvero tutto, grazie e buona serata.